Amici di Udinese Channel, ben ritrovati. Torno all'appuntamento con Orizzonti Bianconeri. Le speranze di domani. Il consueto approfondimento sul pianeta giovanili che gravita intorno all'universo udinese. Prima di partire, come al solito, col nostro bloccone e le grafiche che ricorda un po' tutti i risultati del weekend. Presento il mio ospite, il mister della primavera, Luca Mattiussi. Ciao, Luca. Buonasera. Partiamo allora con le grafiche, poi commenteremo insieme. A Luca tutto ciò che racconta il campionato primavera lo ricordiamo fermo questa settimana per la sosta delle nazionali, comunque rivivremo anche le ultime emozioni che ci hanno regalato i ragazzi, in particolare la sfida con il Milan terminata per 3 a 3, insomma l'abbiamo vista diverse volte però una volta in più mister, sicuramente non ci farà, non ci farà male, andiamo subito con i risultati dell'ultimo turno della primavera prima della sosta con l'Odinese che appunto... Come vi dicevo, ha pareggiato 3 3 con il Milan. Il Virtus Lanciano pareggia con il Cittadella per 2 2. La Sverona Chievo 0 0. Brescia Atalanta 2 1. Eccola qui l'Udinese che pareggia 3 3 con il Milan. Inter Sassuolo 1 0. Davvero inarrestabile la squadra di Mister Vecchi. Cesena Pescara 3 0. E Cagliari Perugia 2 2. Andiamo a vedere anche il prossimo turno, che è quello che eh, si svolgerà nel weekend. L'Udinese sarà di scena a Perugia. Una sfida anche questa molto importante per cercare di confermare il momento positivo. Atalanta-Elas e Verona, Virtus Lanciano-Milan, Sassuolo-Cesena, Perugia-Odinese, Inter-Brescia. Cittadella Pescara e poi Chievo-Cagliari completa il quadro del prossimo turno. Andiamo a dare un'occhiata anche alla classifica, dicevo dell'Inter che comanda a punteggio pieno, davvero straordinario il campionato dei nerazzurri che non sembrano avere rivali anche grazie all'Udinese che appunto ha fermato il Milan a 19 punti. Il Chievo, il Sassuolo e il Cesena inseguono a 14, e la Sverona-Udinese a 12, Pescara e Brescia ad 11, Atalanta-Cagliari-Perugia e a 9, Cittadella a 7, Virtus Lanciano a 4 punti, sono continuati invece tutti gli altri campionati, gli allievi nazionali hanno giocato. Andiamo a vedere allora com'è andata la squadra di mister Centurioni: Atalanta, Inter 4-2, Bologna, Carpi 0-0, Cagliari, Cittella 1-3. Eccola qui, purtroppo, 3-0 la sconfitta dell'Udinese contro il Chievo, Verona, Milan nella Verona 6-2, Modena, Cesena 1-3 e Varese, Brescia 1-2. Andiamo a vedere anche com'è la situazione della classifica per quanto riguarda gli. Allievi nazionali, non è purtroppo felicissima, Inter a 23 punti, anche qui comandano i nerazzurri, Chievo a 22, Cesena 21, Milan 18, La Sverona 16, Brescia 16, Udinese a 14 punti, Cittadella Atalanta 13, Carpi ad 11, Modena 9, Varese 8, Cagliari 6 e Bologna a 5 punti. Andiamo ora a dare un'occhiata agli allievi regionali allenati da Raffaele Ametrano, allievi eh, che eh, disputano il campionato di Lega Pro, ovviamente per quanto riguarda la categoria giovanile, diamo un'occhiata anche qui ai risultati. Non è stato un weekend molto felice per eh, gli allievi: Bassano, Virtus, Real, Vicenza 1-1, Brescia, Unione, Venezia 1-2, Cittadella, Bologna 4-0, Ellas, Verona, Sud, Tirol 2-2, Pordenone, Modena 0-1, Torres, Spal 1-5, poi 1-1 il pareggio tra Udinese e Mantova. Diamo rapidamente un'occhiata anche alla. Classifica degli allievi regionali eh, Lega Pro, anche qui non è particolarmente sorridente la classifica ai bianconeri. Comanda il a 23, Mantova 20, pardon, Bassano Virtus 19, Cittadella 17, Spal 16, Alasverona 16, Pordenone 16 punti, Brescia 12, Modena 12, Ludinese con la qui ad 11 punti, Unione Venezia 9, Bologna 8, Real Vicenza 7 e Torres a. Ah. Sette punti ancora, andiamo avanti con i giovanissimi nazionali. Giovanissimi nazionali che recuperiamo tra pochissimo. Ma quelli qui che arrivano, giovanissimi che hanno disputato, hanno disputato la loro decima giornata per quanto riguarda il campionato. Brescia-Bassano-Virtus 2-0, Pio Vicenza 1-1, Su Tirole e Las Verona 0-2, Mantova-Spal 2-2, Real Vicenza-Cittadella 1-3. E anche qui un pareggio tra Unione Venezia e appunto i bianconeri. È terminata 1-1, ha invece riposato il Pordenone, andiamo anche qui rapidamente con la classifica, la classifica per quanto riguarda i giovanissimi nazionali impegnati nel girone C comanda il Cioverona a 21 punti insegue Tallona Ludinese a 20, Vicenza 18, la Sverona 16, Cittadella Pordenone 14, Brescia 13 punti, Mantova 9, Bassano Virtus, Pall 5 su Tirola e Real Vicenza a 4 punti. Infine chiudiamo con i giovanissimi regionali che hanno regalato finalmente una gioia a questo weekend bianco nero vincendo contro il Donatello per 1 a 2, una sorta di derby. Il Donatello ricordiamo società di propria. Di Totò di Natale. Allora prendiamo un bel respiro, Mister. Finalmente tocca a noi. Parliamo di questa primavera che ha pareggiato con il Milan per 3-3. Finalmente un risultato positivo, finalmente una bella prova di squadra. Ma soprattutto credo un'ottima un prestazione perché, per il risultato, sì, è vero, è stato un risultato positivo il pareggio. Forse potevamo anche fare qualcosa di più per quello che abbiamo costruito e per come abbiamo giocato però credo che se le prestazioni saranno come queste in futuro sicuramente possiamo ben figurare quello che è emerso in questo campionato della primavera è che la grande difficoltà di questa prima parte di stagione è stata appunto quella di creare un gruppo, un gruppo composto da tanti singoli di qualità, forse poche volte l'Odinese ha avuto tanta qualità però è difficile farli ragionare come squadra, soprattutto perché è composta da tanti stranieri questa squadra sì, diciamo che le difficoltà sono dovute, eh, come tu hai sottolineato, sicuramente abbiamo dei giocatori con grandissime qualità tecniche, parlo soprattutto de degli stranieri acqu acquistati dalla società, sono tutti nazionali, i vari Jadi Vutov che era già con noi l'anno scorso, Pertain, Matic che sta facendo molto bene, che era già con noi anche lui, eh, Jakob, Jankto, che insomma sono giocatori che vanno anche già in prima squadra. Diciamo che l'unico, diciamo, uno de, degli aspetti, delle difficoltà che abbiamo riscontrato, oltre che sicuramente quelle di calarsi magari nel, nel calcio giovanile italiano che è un po' diverso da come forse loro erano abituati, è stato sicuramente il primo, il problema della comunicazione che adesso via via stanno superando perché tutti adesso parlano un discreto italiano, qualcuno anche molto bene come Jankto Boknevitz, altri stanno imparando ma soprattutto eh, diciamo, fan, facevano e fanno ancora un po' fatica a, a interpretare la, diciamo, la partita anche dal punto di vista difensivo, cioè quando abbiamo la palla diciamo, possiamo essere molto efficaci, quando la palla c'erano gli altri facciamo un po' più fatica a difendere e questo è dovuto anche che soprattutto nella, diciamo, nella nostra fase difensiva che l'anno scorso Fu diciamo, forse il nostro punto di forza per raggiungere anche le finali. La, la difesa era diciamo, guidata da, da Siku, Codro, erano giocatori Berra che erano con noi diciamo, anche dall'anno prima. Sì, Quest'anno è una difesa tutta nuova e, soprattutto, diciamo, magari a sinistra dobbiamo sempre adattare qualcuno perché in, in quel ruolo lì, effettivamente, non abbiamo un giocatore che ha che è di ruolo perché è lo stesso Puntar che ha giocato molto spesso fino diciamo, all'infortunio è un centrocampista, e quindi, eh, sabato ha giocato Riccardi che è comunque un difensore centrale, sì. quindi ha giocato Zossi che comunque è un centrocampista comunque, che si adatta, quindi eh, queste piccole diciamo, lacune dobbiamo sicuramente migliorare e crescere, però ripeto se l'atteggiamento è quello dell'ultima partita eh, possiamo fare bene allora andiamola a vedere questo atteggiamento: come l'Udinese ha giocato contro il Milan. Riviviamo tutte le immagini più belle di Udinese 3 Milan 3. Eccole qui. Cuorri bianconeri ben ritrovati a Fernando Siani dal comunale di Codroipo. Tra pochissimi minuti andrà in scena. La partita valida per la nona giornata del campionato Primavera a Girone B tra Udinese e Milan. I Vutov cerca e trova Pertain. Per, Tain. per Tain si lascia anticipare da Modic, poi occhio che il pallone viene recuperato da Jankto Jankto dentro per Jadid, può andare al tiro, Nabil! 1-0 Odinese, ancora un gol di Nabil Jadid il secondo consecutivo e dunque vantaggio dei bianconeri errore difensivo del Milan, Jankto ha trovato il pertutto giusto per Jadid che 1-1 uno uno con Gori, non si è lasciato ipnotizzare rientra Mastur, poi l'intervento duro ma regolare da parte del solito Magnino, poi Boniglia così così Boniglia, poi la grandissima parata di Meret la grandissima parata di Meret Pizzo che cerca e trova già di occhio che può andare Nabil, può andare Nabil trattenuto, non secondo il direttore di gara continua allora il Milan a provare a rispondere all'Udinese, il tocco c'era stato, non abbastanza però per fischiare fallo. Attenzione qui, grande occasione per Vassallo, entra in Vassallo, il pareggio del Milan. Arriva il pareggio dei rossoneri con Vassallo, situazione nata in maniera un po' logambolesca con l'Udinese che ha chiesto a gran voce un fallo ai danni Giadi che l'ha già monito e viene espulso. Clamoroso, clamoroso la partita che gira in un minuto. Recupero palla di Boniglia, Matic prova a partire da solo, occhio al break dell'Odinese, eccolo qui ancora una volta, attacca l'Odinese proprio con Matic, va via superando gli avversari, Matic può andare al tiro, Matic, pallone fuori! Pallone fuori, ma che azione dell'Udinese. La mette a terra Matic, si fa vedere Jackson. Attacca ancora Matic, rientra verso il centro del campo Marco. L'appoggio è per Quizzo, di destro, di prima intenzione. Buona per Jackson. entra in area. pallone per Bertain! 2-1 Udinese! Ivan Bertain! Il gol del croato che poi si lascia andare a un'esultanza clamorosa. Si toglie addirittura la maglietta Pertain. Arriverà il giallo per lui. Ma chi se ne frega. 2-1 Udinese, ha segnato. Ivan Pertain, bravissima la squadra di Luca Mattiussi. Cross di Molfetta nel mezzo. Il tocco decisivo di Pertain, ancora una volta, bravissimo Ivan ad essere sempre attento anche in difesa. Di Molfetta cerca di liberare il destro, lo fa. Meret, ritarda l'uscita. Meret e il gol del Milan arriva il 2 a 2 da parte dei rossoneri. Ha trovato il pareggio la squadra di Christian Brocchi. Boknievic anticipa tutti Attacca però ancora il Milan sulla destra Cambio di campo totale per Vassallo Vassallo la mette a terra, occhio il pericolo per l'Odinese Il gol del Milan Arriva il gol del Milan Fabbro trova la rete del 3-2 Pallone che arriva alle parti di Molfetta all'esterno, bellissimo per Mastalli. Prova a entrare in aria Mastalli, cross nel mezzo. Cicca l'intervento Fabbro, sarebbe stato il quarto gol. Ancora Milan che attacca con Mastur. Mastur il destro anticipato, poi ancora Mastalli, il destro di Mastalli. La parata di Meret, blocca Alex, va al rilancio lungo a cercare Marco Matic. C'è Ivan Pertani, il pallone dalle parti del numero 9, non c'è fallo ai danni di Pertani che non. Riesce neanche più a lottare su questo pallone, il recupero palla poi di Boknievic, attacca ancora l'udinese con Judson per Matic, bellissimo l'appoggio di Matic per Judson, cambia tutto per Jankto, col sinistro Jankto lo mette a terra, arriva Magnino a Darmanforte, Magnino... Magnino ancora per Jankto, Buono il pallone per Magnino! Uno controllo per Magnino che mette a terra Gori. Poi ancora Gori. Magnino il tiro al gol! Il gol di Luca Magnino! Gol di Luca Magnino! 3 a 3. Ma che cosa ha fatto Magnino? Che cosa ha fatto? Sepolto dai compagni di squadra Magnino. Gol straordinario dell'Udinese. 3 a 3. Magnino si è inventato un gol straordinario. Lo ne viene gestito ancora da Pertain, si lascia anticipare il croato, Pertain va via, Ivan entra in aria, Pertain, il tiro di Pertain! La parata di Gori, la parata di Gori decisiva. I calciatori di Mattiussi erano accusati di un po' di sufficienza, di giocare senza quella umiltà e quella rabbia e finisce qui. Udinese 3, Milan 3, risultato fantastico ottenuto dai ragazzi di Mattiussi, che lo ricordiamo hanno giocato in 10 uomini praticamente per tutta la partita. E quindi, questa era la sintesi di Udinese-Milan, mister. Allora, una partita assolutamente straordinaria, ricca di emozioni. Mi dicevi che c'era un pizzico di amarezza perché alla fine, con una prestazione del genere, però, alla fine veniamo comunque fuori solamente con un punto. Allora, ehm, di, di, cioè la cosa importante è stata sicuramente la prestazione che credo sia in assoluto la, la migliore dall'inizio della stagione di questo gruppo. Eh, la migliore perché aff abbiamo affrontato una grande squadra, forse la squadra che gioca il miglior calcio del nostro campionato, e diciamo contro di noi non l'ha dimostrato come ha fatto altre volte. Eh, il fatto poi di essere eh, diciamo, andati in vantaggio e è vero che diciamo, nell'azione del gol eh, subito del pareggio 1-1, forse c'era un, un fallo in partenza su Giadi e lì la squadra un po' si ferma però poi noi dobbiamo stare molto più attenti, infatti mi sono arrabbiato parecchio con i miei ragazzi perché siamo stati un po' ingenui e poi da lì, eh, come hai detto tu anche in telecronaca, in un minuto è cambiata la partita perché poi noi abbiamo giocato in 10 e, e contro una grande squadra eh, sono dei vantaggi che dobbiamo non concedere, anche perché... Eh, questa è già la seconda espulsione mm. che noi abbiamo perché è capitato già con Coppolaro, adesso con Nabil, quindi dobbiamo cercare di stare attenti perché poi diamo dei vantaggi alle altre squadre. Poi la squadra eh, paradossalmente in, in, nella difficoltà si è compattata forse come non mai, e sono stati molto bravi a fare 2-1. Poi i gol subiti sia il, il pareggio del 2-2, il 3-2, poi c'è stata un'occasione in cui loro effettivamente potevano chiudere la partita, che è molto simile al gol del 3-2. Deriva un po' anche dal fatto che un po' in quel momento lì stavamo un po' mollando anche dal punto di vista fisico, ma, ma non perché eravamo stanchi, perché poi nella, nel finale eh, loro hanno chiuso con i crampi, i nostri giocatori no. Eh, diciamo che era forse eh, più un che altro. Attenuamento psicologico. Sì, mentalmente abbiamo un po' mollato. Poi, eh, dall'azione che loro non hanno fatto il 4 2, eh, da lì siamo ripartiti. Infatti, con la palla lunga di, di Meret, loro ci ribaltano. però lì, quando Bognevitz va ad accorciare, che anticipa praticamente, sovrasta la, la punta avversaria, da lì noi ripartiamo e facciamo gol. E abbiamo la forza con Magnino di ributtarci dentro quindi. Eh, sono stato molto contento. Poi nel finale per Time ruba una gran palla. Eh, se rimane lucido e scarica dietro, che in quadratura non si vede, c'erano sia Zossi che Jetson. Magari avremmo vinto, però. Eh, sono molto più contento dopo una partita come questa che dopo una partita vinta, magari col Carpi in Coppa Italia, dove sicuramente non avevamo giocato bene a calcio. Poi come sui gol sicuramente dobbiamo ancora migliorare la nostra fase difensiva però insomma ci lavoriamo però insomma possiamo ritenerci soddisfatti comunque la partita con il Milan ha fatto anche emergere secondo me la grande qualità totale della Rosa perché tu hai fatto delle scelte anche un po' diverse, se vogliamo, rispetto al passato. Hai fatto giocare Boniglia titolare, c'è stato Guizzo che ha fatto una grande partita e soprattutto hai scelto anche a sorpresa, direi, Luca Magnino, che era, direi, chiaramente imprevedibile alla vigilia, e Luca ha cambiato la partita perché ha fatto il gol del 3-3 in generale, ha fatto un'ottima gara. Ecco, anche sotto questo punto di vista, Mari, c'è da fare una riflessione perché davvero la tua rosa ha allora. grande qualità. No, diciamo che intanto rispetto alle altre partite, eh, abbiamo anche cambiato un po' il nostro sistema di gioco, che diciamo, dal 4-3-3 al 4-2-3-1, diciamo, molto offensivo che avevamo praticato nelle partite precedenti. Abbiamo giocato un, un 4-4-2 un po' più classico, un po' più coperti, dove anche Jacob che ha fatto una grande partita perché suoi sono i due assist eh, su tre dei gol, eh, ha fatto l'esterno per sfruttare la velocità sia di Jacob che di Giadi. Diciamo, L'ingresso di Magnino a metà campo era innanzitutto dovuto perché noi avevamo diverse assenze perché Pontisso eh, non scordiamoci, è stirato. E poi c'era il problema che anche Puto veniva da, da un, diciamo, un lungo stop. Quindi diciamo, i due centrocampisti che normalmente noi utilizziamo per far gioco eh, non c'erano e quindi ho preferito mettere una coppia di giocatori molto aggressivi perché Jetson ha fatto una grande partita. E Luca, insomma, io è un giocatore che lo conosco perché l'ha avuto, quindi so quello che può dare. Hanno fatto bene, come hai sottolineato tu, anche sicuramente Guizzo, che non era la prima partita che giocava sì. da centrale, perché aveva già giocato all'inizio, sia quando era assente Bognevitz, sia quando è stato squalificato Boccolato. con Polaro, e aveva sempre fatto bene, però è così come Bonilla, però è una cosa che gli ho detto anche ai ragazzi, se loro si allenano con impegno e eh, con determinazione, eh, quando, si, quando saranno chiamati si fanno trovare pronti, perché per Bonilla... E Guizzo diciamo era una, una riconferma perché aveva già giocato invece per Magnino era la prima partita titolare è, fatto, è riuscito a fare anche tutti i 90 minuti anzi nel finale anzi. ha fatto una perla perché poi eh, c'è un piccolo diciamo, aneddoto che Luca è un giocatore che non fa tanti gol nella normalità e quindi io lo prendo sempre in giro che lui non fa gol che Magnino non fa gol <ride> e quindi poi finita la partita Giadi mi ha detto mister mi dice sempre che Magnino non fa gol ma che gol ha fatto <ride> Eh, effettivamente l'ho sottolineato anch'io in telecronaca che ha fatto davvero un gol straordinario. Ero anch'io abbastanza incredulo perché è un giocatore che generalmente lo recupera il pallone e invece lì ha dimostrato una classe eh, straordinaria. Un giocatore che ha grande classe, prima di parlare di Nabil Jadir, che comunque abbiamo nominato spesso nel corso di, di questa chiacchierata, Volevo parlare un attimino di Yankto. Yankto forse sembra il giocatore un po' più pronto a fare il salto rispetto ai suoi compagni di squadra. Yankto che comunque giocava. Uh, in Repubblica Ceca, già in un campionato importante, è venuto qui, si è calato con grande umiltà nella realtà italiana e rispetto all'inizio dove ci aveva subito stupito nella gara col Chio Verona, fece un gol straordinario, poi un attimino di flessione adesso sembra essersi di nuovo preso il centrocampo. Sì, come dicevo prima, no, non, è, non è semplicissimo neanche per questi ragazzi, perché diciamo eh, nessuno glielo dice, però loro sanno che su di loro c'è grande aspettativa, quindi. Eh, si sentono un po' tra virgolette sotto esame e quindi anche magari diciamo, inconsciamente il fatto che loro abbiano avuto sì l'opportunità di allenarsi con la prima squadra o di fare il ritiro perché molto di loro hanno avuto anche questa opportunità e questa fortuna direi però poi calarsi nel campionato giovanile non è così eh, scontato e così semplice poi come dicevo prima anche il problema della lingua sicuramente eh, non li aiutava soprattutto all'inizio eh, Jacob è uno degli esempi di grandissima professionalità perché lui eh, veniva ad allenamento col dizionario e eh, ci chiedeva le cose. Adesso parla un italiano, io lo prendo in giro e dico sempre che quasi quasi parla l'italiano meglio degli italiani <ride> perché in tre mesi parla un italiano corretto. Sì, Quindi, eh, sì. Ma perché è uno che oltre a studiare diciamo, in sede, è uno che studia molto a casa, è, è uno che lavora tanto. È molto professionale questa cosa e sono molto felice che lui stia facendo bene perché è un premio a tutto il suo impegno. Sta migliorando il suo italiano anche Jadi, anche dal punto di vista dell'ambientamento direi. Giadi ha avuto un attimino anche lui di come dire, quasi di blackout a un certo punto perché sembrava giocare da solo ogni volta che scendeva in campo, però lui è un giocatore di grandissima qualità, un giocatore sul quale c'erano le big d'Europa perché giocava nell'Underlecht, ha vinto il torneo di Viareggio, l'Udinese ci è arrivata prima di tutte. Però adesso, soprattutto nella gara con il Milan, ma già nelle gare precedenti ci aveva fatto intravedere qualcosa, con la gara col Milan, al di là dell'espulsione che comunque è abbastanza estemporanea come situazione, Giadi ha dimostrato di poter essere fondamentale per la tua squadra. Assolutamente sì, anche se eh, cioè tu hai fatto una premessa importante: questo è un giocatore che giocava all'Anderle, quindi in una delle big d'Europa è capitano della sua nazionale gioca nell'Olimpica nell del Marocco so, gioca quattro anni sotto l'Italia nell'Olimpica quindi insomma è un giocatore di indubbia qualità è chiaro come ho detto prima che su di loro c'era loro probabilmente percepivano che c'era questa aspettativa volevano forse anche strafare perché ripeto il fatto di venire qua crede probabilmente aveva un'aspettativa diciamo non corretta di, di andare subito in, in Serie A ma non è facile, devono adattarsi, devono ambientarsi, quindi ripeto, hanno già avuto la fortuna di fare eh, diciamo, il precampionato e spesso il mister li chiama nelle partite sì. negli allenamenti, non ultimo la partita con, con la, la Stella, Stella Rossa, della... molti di loro sono andati e il mister gli ha dato anche l'opportunità di giocare, quindi eh, per la loro crescita sicuramente è molto importante. E lui probabilmente ha molti, diciamo, il suo modo di giocare in dispettiva perché io queste cose le sentivo, cioè che, perché sembra che giochi da solo, ma probabilmente lo faceva per impressionare ancora di più, e, per far vedere che comunque è comunque un grande giocatore. Io ci parlo molto, poi eh, Nabil è un ragazzo veramente splendido anche da questo punto di vista, e anche adesso il fatto che lui sia, sia sbloccato con il gol, è vero che è arrivato una partita col Sassuolo che noi abbiamo perso, però... Nella partita col Milan, alla prima occasione tira in porta e poi lei non si vede, c'è un'altra occasione in cui lui tira, cioè in 30 minuti diciamo è, è stato meno tra virgolette fumoso del solito sì. molto più concreto, perché è uno degli aspetti su cui abbiamo parlato, cioè lui è un giocatore che ha delle qualità enormi nell'uno contro uno, quando punta deve andare in porta dopo, se non va in porta farà il cross. Quindi deve fare il dribbling, deve farlo in modo efficace e funzionale alla squadra. Sì. Lui adesso questo lo sta facendo e aggiungo anche che dal punto di vista atletico eh, stanno lavorando molto, infatti si vede perché adesso sì, eh, si è visto sabato. Insomma. Assolutamente sì, l'abbiamo visto, era chiaramente imprendibile già, di, almeno per i minuti in cui era stato in campo. Nella nostra categoria ci sono pochi giocatori come lui, sì. l'unico che mi viene in mente è Camara dell'Inter, mm. che non è... Che, che quando, ha già esordito in prima squadra. Sì, ma na, Già di quando parte in progressione così è veramente difficilmente diciamo contenibile per i giocatori della sua età. Sì, ma qualitativamente in generale l'Udinese ha veramente tanti interpreti che poche altre squadre hanno nella sì, ha primavera. noi, da, come dicevo prima, se riusciamo a avere l'atteggiamento di sabato, sicuramente possiamo mettere in difficoltà moltissime squadre. Eh, sì, eh sì, ce davvero. Tra queste, direi di iniziare col Perugia. Perugia che è il prossimo rivale. Perugia che, che tipo di squadra è? Un po' somiglia all'Odinese, perché dalla cintola in su fa paura. Dietro forse qualcosina conci. Allora, prima quando c'era la classifica, eh, c'era l'Inter che fa un campionato a sé, sì. che perché le ha tutte vinte, e ha un potenziale enorme. E vedo in questo momento poche squadre che possono rubargli punti perché veramente hanno dei giocatori veramente molto forti. Il Milan ci abbiamo giocato. Siamo una delle poche squadre che, perché loro avevano perso solamente con l'Inter nel derby, e il resto delle partite le hanno sempre vinte in modo abbastanza agevole. Quindi, noi siamo state l'unica squadra che le ha messe in difficoltà. Ecco, se guardiamo passata. dal Chievo sì. al Perugia, che è diciamo terz'ultimo, ci sono 5 punti, che sono pochissimi mm -hmm. perché dopo tutte queste giornate. E se noi, però, se riguardiamo la classifica, noi dalle squadre sopra di noi ci abbiamo già giocato con tutte. Sì, sì. È vero. anche questa cosa non è così casuale, nel senso che è vero che noi sicuramente non abbiamo avuto eh, probabilmente, soprattutto all'inizio, il rendimento che magari molti si aspettavano, ma diciamo per le problematiche che ho già detto, ma è anche vero che magari rispetto ad altre squadre noi abbiamo avuto un calendario molto tosto, soprattutto nelle prime partite. E non è detto che le altre squadre siano meno forti perché adesso dietro di noi c'è l'Atalanta che tra l'altro è la prossima squadra che giocheremo dopo Perugia che a mio giudizio oltre i due milanesi è la squadra più forte perché gioca con, con 3,95 che giocavano già l'anno scorso sulle telefinali e con dei 96 come Pugliese che ha già giocato in Serie A, eh, hanno Tulisi 97 nazionale hanno una squadra fortissima però anche loro in questo momento. Sì, effettivamente al momento questa classifica forse non rispecchia i valori effettivi no, perché del ci son, campionato. Ci al di là dell'Inter dell che effettivamente sembra. Sono delle squadre che stanno facendo, eh, ripeto, tolte Inter e Milan, che sì. secondo me hanno qualcosa in più anche di, di tutte le altre. Però la stessa Atalanta, eh, sì. per esempio, il Brescia ha vinto con l'Atalanta e ha fatto delle buone gare. Però noi in due partite che abbiamo fatto col Brescia, sia in campionato che in coppa, sì, abbiamo fatto, diciamo, sì. un'ottima gara. Mentre poi abbiamo, giochiamo col Sassuolo e non abbiamo fatto un'ottima figura. Sì. Anche se poi abbiamo ripreso una partita molto difficile, poi ce la siamo complicata da soli. Sono partite, ogni partita diciamo fa storia a sé, perché il Chievo, che è terzo, ha perso col Cittadella. Eh. E il lanciano è andato a vincere a Brescia. Allora, nessuna partita è così scontata. Adesso noi andiamo a Perugia, che è un, è un campo difficile, giochiamo tra l'altro allo Stadio Curi e questo. Sicuramente può essere uno, stimola, uno stimolo, però, eh, sicuramente non avremo Giadi che è un giocatore eh, per noi fondamentale. Non, non ci sarà sicuramente Pontisso perché eh, ancora, deve, ancora è, è ancora infortunato. Puntare è ammalato. Sì, abbiamo qualche, qualche piccola difficoltà. Eccolo qui il prossimo turno: abbiamo qualche piccola difficoltà. Sì. È chiaro che è una partita che noi dobbiamo cercare in tutti i modi di portare a casa perché visto tutte le partite che ci sono Atalanta-Verona, Sassola-Cesena e Inter-Brescia, che sono tutti scontri diciamo, diretti che ci potrebbero in qualche modo aiutare, noi è una partita che dobbiamo di, dove dobbiamo cercare di fare punti. Loro davanti hanno degli attaccanti molto fisici, hanno, hanno due attaccanti che sono simili al nostro Opertime e quindi sarà sicuramente una battaglia, una partita difficile. Eh sì, una battaglia che l'Udinese cercherà di portare a casa. Noi ci fermiamo un attimino per quanto riguarda la primavera e andiamo a fare un piccolissimo focus sugli allievi, in particolare gli allievi Lega Pro, perché ospite da Gabriele Schiavo di Unese Tonight c'era il mister degli allievi Lega Pro, Raffaele Ametrano, che ha parlato un attimino di quella che è la sua esperienza in panchina, alle prime armi. Raffaele Ametrano che è stato anche un giocatore dell'Udinese, comunque un calciatore con grandissima esperienza in Serie A, vediamo come si sta calando in questa nuova realtà. Raffaele Ametrano allenatore com'è? No. Cosa, cosa riesci eh, qual è il tuo consiglio più grande che dai ai tanti piccoli giocatori? Abbiamo allievi nazionali in Lega Pro dell'Udinese. Ma che, 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 che la strada è lunga ed è molto difficile. Quindi eh, batto sempre su, su questa cosa: vivere, vivere questo sogno, non abbandonare mai la scuola, perché per i, per i ragazzi è fondamentale. E poi viversi questo sogno giorno per giorno. È una cosa importantissima, esatto, questo è il consiglio eh, principale. La squadra come va? Gli allievi nazionali, Lega Pro? Bene, bene, ce la, ce la giochiamo ogni domenica. Eh, devo dire che i ragazzi eh, si stanno impegnando tantissimo e per il momento è veramente una bella esperienza. Bene, noi ovviamente ti facciamo un bocca al lupo Raffaele, a ritrovarti di nuovo qui, magari anche con eh, qualche tuo eh, allievo, qualche tuo eh, giocatore. Una bella esperienza dunque quella per gli allievi di Raffaele Ametrano. Anche tu, Mister, hai avuto modo di allenare gli allievi nel corso della tua carriera. Quali sono le difficoltà principali per quanto riguarda questo tipo di campionato? Ma eh, diciamo che la, la difficoltà principale è un po' dovuta all'età. Eh, quello che ha detto il Mister è condivisibile: nel senso che il fatto di giocare all'Udinese, che deve essere motivo di grande orgoglio ed è una grande opportunità che questi giocatori hanno non deve deviarli da quello che deve essere il loro percorso di crescita, che deve essere anche la scuola, perché spesso ci si dimentica o diciamo, si fa, ci si fa trarre da che ormai siamo negli allievi, magari di, può diventare facile, invece la strada è molto lunga perché anche quando arriveranno in primavera eh, non è così detto che uno diciamo, possa passare subito nel calcio dei grandi, basti pensare che negli ultimi anni che io faccio la primavera, adesso l'anno scorso dei giocatori nostri sono dei Lega Pro, però le due squadre che hanno vinto lo Scudetto negli ultimi due anni, o anzi le quattro finaliste del, del, dello Scudetto quindi di quest'anno e l'anno scorso non hanno, non hanno mandato un giocatore in Serie A quindi è difficile sì, per cui diciamo a chi ci guarda da casa, ai ragazzi che vogliono fare questo lavoro di restare sempre tranquilli no, bisogna, perché... stare, bisogna stare con i piedi per terra, sì. lavorare sodo e studiare anche sì, esatto perché comunque far parte di una selezione giovanile di una squadra di serie A è un traguardo importante ma non è la fine della scalata è solamente l'inizio ah, poi credo che insomma a Udine abbiamo la fortuna di avere dei, dei ragazzi che sono diciamo in qualche modo sono riusciti a fare il percorso dal settore giovanile alla prima squadra mi riferisco a Scuffetta anche a Meret ma sono due, due ragazzi che sono anche molto bravi a scuola quindi si riescono a fare entrambe le cose allora prendiamo come modello uh, Scuffet e Meretta ancora una volta anche fuori dal campo noi siamo in chiusura vi ricordo che domani ci sarà il trofeo dedicato alla memoria di Riccardo Meneghel il giovanissimo ragazzo di 19 anni scomparso purtroppo qualche mese fa e che ha fatto parte della primavera dell'Udinese che tra l'altro è stato anche uno dei tuoi sì. giocatori lo ricorderemo così noi di Udinese Channel saremo lì per trasmettervi tutte le emozioni della gara l'Udinese sarà appunto impegnato in questa, in questa manifestazione così importante noi siamo in chiusura io saluto il mio ospite il mister Luca Mattiussi tecnico della primavera grazie Luca per essere stato grazie con noi ci rivediamo martedì prossimo sempre allo stesso orario qui su Udinese Channel